Immaginate un mondo dove le creature delle mitologie e delle favole possono essere percepite grazie a dei poteri nati da una infezione. Immaginate che tutte quelle creature che noi conosciamo, perché ne abbiamo sentito parlare nelle storie dell'antichità, ma anche in alcune favole moderne, siano tutte vere e che camminino fra noi. Immaginate di avere questi poteri che vi permettono di combattere queste creature e di sigillare quelle che sono più pericolose, quelle che possono portare danni agli esseri umani. Immaginate un mondo pieno di diversi poteri, di molteplici mostri, spiriti, fantasmi. Immaginate un mondo ricco di storie e di temi molto interessanti concernenti le illusioni, il nostro rapporto con la realtà e il modo in cui la mente si relaziona all'ambiente esterno. E adesso immaginate un anime che prende tutte queste cose qua e le butta nel tritarifiuti e che dice semplicemente: no, sai cosa? Io non ho intenzione di trattare questi argomenti in maniera approfondita. Io voglio soltanto una cosa. E noi? Che cosa vuoi, signor anime? E lui ci fa le tette. Questa è la recensione di Musagen Phantom World. Quindi benvenuti e benvenute. Siamo di nuovo in trincea, che bello. Io non ero preparato a questa esperienza perché pensavo che quest'anime sarebbe stato in grado di darmi, non lo so, un minimo di soddisfazione, perché aveva del potenziale e ne parleremo più avanti. E non sto dicendo in questo video, ma in un altro video, perché sì, questa recensione sarà divisa in parti. Comunque, aveva del potenziale, almeno per me quest'anime aveva un sacco di potenziale. Ed è stato bellissimo vedere l'autore sparare a quello che era, a quello che poteva essere quest'anime. Cioè, io ho visto un'esecuzione, ho visto l'impiccagione di una storia, e non mi è mai capitato. Quindi, parliamo di Musagen no Phantom World. Il problema principale che io ho con la narrazione, col modo in cui quest'anime gestisce le sue storie, è questo: non è in grado di far scorrere la storia. Ogni episodio inizia con un corto, dove tu hai il protagonista, un tale Haruhiko Ichijo, che introduce un tema particolare. Nel primo episodio parla delle illusioni ottiche, poi c'è un episodio dove parla del teatro, poi c'è uno dove parla delle culture, poi c'è uno dove parla del gatto di Schrödinger, poi c'è uno dove addirittura parla di Kant. Va bene, ok. Tu puoi fare dei corti. L'idea è carina, ma è affascinante vedere il protagonista che si ferma e fa: ok, oggi noi parleremo della memoria, oggi noi parleremo della cultura, oggi noi parleremo del teatro, oggi noi parleremo di questa cosa qua. Ma perché lo fai? Ed in effetti gli episodi funzionano così. Cioè, tu hai un corto che introduce il tema dell'episodio e l'episodio gira intorno a quel particolare tema lì. Fine della questione. Punto. Quindi tu non hai l'impressione di avere a che fare con una storia che fluisce, no? Che scorre naturalmente. Tu ti trovi davanti a dei mattoncini. Ogni episodio è come un mattoncino dei Lego, tipo, roba del genere, no? Un mattoncino dei Lego che viene messo, che viene posizionato e che poi viene lasciato lì. E poi ne viene posizionato un altro. Poi un altro ancora, poi un altro ancora. Ed è problematico, è davvero problematico. Perché una storia che viene trattata in questo modo qua ti dà una sensazione di, non so, di isolamento. E io ho visto moltissimi anime e anche moltissimi film dove ci sono alcuni scrittori che possono essere incapaci di gestire i personaggi. Tipo, per fare un esempio, hai persone che non hanno un particolare talento nella scrittura o non sono particolarmente brave nello scrivere e quindi non sono in grado di far evolvere questi personaggi, non sono in grado di farli passare da un punto A a un punto B. Può capitare. In questo canale abbiamo parlato di anime del genere, anime dove l'evoluzione dei personaggi praticamente è inesistente. Ho visto anche autori che facevano un lavoro a metà. Alcuni personaggi li riuscivano ad evolvere, altri invece non così tanto. Quindi tu avevi personaggi che erano più profondi di altri. Lo so, può sembrare assurdo, ma era possibile. Naruto è un esempio di questo. Tu hai Naruto Uzumaki e Sasuke che sono molto più profondi di, che ne so, Sakura o di Hinata. E poi ovviamente ho visto anche storie dove avevi autori in grado di far evolvere tutti i personaggi, di trattare i personaggi in maniera, diciamo, in maniera intelligente, dove ogni personaggio aveva una sua evoluzione. Un esempio di questo, a mio parere, è Yooka. O anche Monster, persino Code Geass. Ma non mi è mai capitato di vedere un autore che sabotava coscientemente i propri personaggi. Cioè, la cosa che mi ha spiazzato in Musagen no Phantom è proprio
proprio questo. Tu hai una storia che sembra andare contro i personaggi stessi e per me è assurdo. Certo, sì, io so che ci sono storie dove fondamentalmente l'evoluzione dei personaggi è impossibile, perché l'autore non è in grado di farlo e quindi lascia questi personaggi che sono bidimensionali, non cambiano mai, sono sempre gli stessi. Ma tu ti rendi conto di quando uno non è in grado di farlo? Ma quando tu hai qualcuno che ha gli appigli, ma ce li hai proprio davanti gli appigli, ma non li prende, sembra quasi che abbia rifiutato di prenderli con coscienza. Cioè, non so se mi capite, ci sono degli episodi dove tu hai la sensazione che l'autore abbia scelto coscientemente di non evolvere i personaggi. Nell'episodio 11 abbiamo Haruhiko che diventa un bambino, regredisce a quando aveva 8 anni, 10 anni, non lo so, diventa un bambino e perde tutte le memorie della sua adolescenza. Quindi non è che semplicemente è maturo quanto un adolescente, ma è in un corpo di un bambino. No, lui regredisce allo stato di bambino. Quindi diventa un bambino in tutto e per tutto. Quindi perde anche le memorie della sua vita presente e ritorna a quando era piccolo. In questo episodio tu hai Mai, che è l'amica di Haruhiko, che decide di prendersi cura di lui. Ed è un episodio interessante. Ora, devo essere sincero, considerando lo schifo degli altri episodi, questo forse è il migliore. È carino, perché mostra che Mai ha un lato più materno, che ci tiene a proteggere questo bambino, anche se questo bambino è una testa di cazzo a volte, una grande testa di cazzo, ma parleremo poi più avanti del protagonista. Comunque sia, tu hai Mai che fondamentalmente si comporta come una madre e che tira fuori questo lato materno nei suoi confronti. Ora, dobbiamo comprendere, perché dobbiamo anche avere un minimo di contesto, che Mai e Haruhiko sono amici, amici molto vicini. La stessa Izumi, che è un altro personaggio femminile, nota che i due sono molto intimi. Non stanno insieme, non sono ovviamente compagni, fidanzati o qualcosa del genere, però capisce che c'è qualcosa. E anche uno spettatore può notare quella cosa lì, no? Cioè che i due sono molto vicini. E quindi sorge spontaneo porsi la domanda: ma c'è del tenero fra i due o è soltanto amicizia? E un anime può porsi questa domanda e può anche rispondere a questa domanda qua, no? Per l'appunto creare, sai, una storia e per far evolvere i personaggi. E in quell'episodio lì, dove Haruhiko è un bambino, tu hai questa Mai che cambia il suo atteggiamento. Cioè, la Mai scontrosa lascia il posto ad una Mai molto più tenera, che si prende cura di Haruhiko, che si sacrifica per lui, che mette in pericolo la sua stessa vita per lui. E uno potrebbe dire, beh sì, lo faceva anche prima. Sì, ma in questo caso qua è diverso, perché lui è incapace di difendersi, è letteralmente un bambino. E quindi lei lega con lui ad un livello che è diverso rispetto a quello di prima. Perché adesso lei lo accoglie in casa sua, lo protegge, lo tratta come se fosse suo figlio. E sai, questo può permettere in un certo senso un cambiamento del rapporto. Perché può portare il protagonista maschile a dire, ehi, ma lei ci tiene davvero a me, così tanto che quando io sono più vulnerabile, che quando io ero più vulnerabile, lei ha sacrificato tutto per me. Ha sacrificato il suo tempo libero, ha sacrificato le sue energie. E noi lo vediamo nell'anime di lei che si mette a lavorare, che fa di tutto per fare in modo che questo bambino qua sia tranquillo e che sia felice. Cioè, si è comportata come un'amica, ma questo un amico non lo fa, ha fatto molto più. Cioè, ha sacrificato se stessa per me. E nessuno l'aveva obbligata a farlo. Nessuno aveva detto, ehi, fallo. No, lo ha scelto lei. Una cosa del genere poteva effettivamente permettere un'evoluzione del rapporto fra i due personaggi. Ma quello che noi abbiamo è questo. Haruhiko, quando ritorna adolescente, quando ritorna alla sua età originale, non ha nessuna memoria di quello che è accaduto. E alcuni spettatori erano, oh no, che peccato, oh, non si ricorda più di quello che ha fatto Mai. Ma io ero tipo, fantastico, ho perso tempo, ho perso un intero episodio. Cioè, quello era un appiglio, porca di quella puttana. Cioè, ma Santa Madonnina Cisalpina, quell'appiglio lì era disponibile. Com'è possibile che uno non lo veda? Cioè, la storia fa, ehi, Haruhiko si ricordava di quello che ha fatto Mai quando lui era bambino? No! No, ma secondo te Haruhiko non si ricorda un cazzo? Quindi tutti i sacrifici che ha fatto Mai, tutto quello che Mai ha fatto per il piccolo Haruhiko, non contano una sega. Non contano una sega per la storia, non contano una sega per Haruhiko, non contano una sega per nessuno. E la cosa divertente è che comunque il loro rapporto non cambia. E allora qual è il senso di tutto questo? Cioè, perché farmi perdere tempo con questa storia qua se non porta a niente? Non porta a niente. Il loro rapporto non cambia, Haruhiko non si ricorda niente, non diventano fidanzati, non succede un cazzo.
Ma questo è solo un esempio di come la storia riesce a sabotare i suoi stessi personaggi. Nell'episodio 4, quello che succede è questo. Ora, c'è questa ragazza che si chiama Izumi. Izumi Reina o Reina Izumi, non ricordo qual è il nome, qual è il cognome. Comunque sia, Izumi. Questa Izumi ha, a quanto pare, una famiglia che la tratta male. Dunque, a parte il fatto che fra i problemi della narrazione c'è sicuramente il fatto che viene rotta la regola del mostra non dire. Cioè, questa regola qua viene infranta praticamente subito. Perché Reina, o Izumi, o come volete chiamarla voi, ci dice che la famiglia la tratta male, ma noi non lo vediamo. Sappiamo soltanto che il padre le urla contro un po' da una telecamera, da un citofono, roba del genere. È tutto qui, ma non lo senti, non lo percepisci, non riesci, cioè non riesci a rimanere coinvolto in questa cosa qua. Non lo senti neanche sulla tua pelle. Dici, ok, immagino che i genitori siano un po' autoritari con Izumi, va bene, è una cosa brutta. Ma puoi soltanto dire questo, non puoi dire altro. E la cosa peggiore è che noi non sappiamo esattamente fino a dove arriva questo maltrattamento, fino a dove arriva questo dispotismo da parte dei genitori. Sappiamo soltanto che Izumi dice: mi tratta male, io sono infelice con loro, ma ce lo dice lei. E io, ok, va bene, ma se me lo dice e non me lo mostri, io non posso in nessun modo essere coinvolto, non posso in nessun modo dire, oh povera Izumi, mi rendo conto che la tua vita fa davvero schifo. Ma oh no, tuo padre ti urla contro da un citofono. Oh mamma, oh gli incubi. Mi dispiace, ma non è abbastanza. Ho bisogno di sentirmi più coinvolto in una cosa. Ho bisogno di vedere com'è la vita quotidiana di Izumi con sta famiglia qua. Non ho bisogno di lei che mi dice che fa schifo vivere con loro e poi quest'uomo qua invisibile che le urla dietro un citofono, che poi neanche le urla, le dà degli ordini dietro il citofono. È l'Hitler del citofono. Cioè, ok, è da stronzi, per l'amor del cielo, non sto dicendo che suo padre non sia una testa di cazzo, ma posso soltanto dire questo, è una testa di cazzo. Ma di certo non empatizzo più di tanto con Izumi, perché non ho motivo di farlo. Dal momento che l'unica cosa che so che fa il padre è le urla dietro, le dà degli ordini dietro il citofono. E vai, abbiamo qualche altro esempio della sua vita con i suoi genitori? No. Comunque sia, l'episodio parla di questa famiglia surrogato. L'idea qual è? L'idea è che Izumi viene praticamente rapita da questi spiriti e finisce in questo mondo dove ci sono questi phantom, si chiama così, che praticamente fanno il ruolo del padre e della madre, sono letteralmente una famiglia surrogato, la famiglia ideale di Izumi. Ora, non voglio annoiarvi con i dettagli perché ne parleremo forse tra un po', perché vorrei parlare anche del fanservice in questo episodio, cioè in questo episodio, in questa recensione. Comunque sia, quello che succede in questa storia è questo. Haruhiko, alla fine, dice a Izumi, non ti devi preoccupare per loro perché loro sono stata una famiglia surrogato, siamo noi la tua vera famiglia, noi inteso lui e Mai. E la situazione si risolve così. Cioè con Izumi che decide di rinunciare alla famiglia surrogato per stare con Izumi e Mai perché sono loro la sua famiglia. E chiunque abbia un minimo, cioè anche soltanto una cellula cerebrale, può tranquillamente arrivare lì e dire no, è una stronzata. Haruhiko non è possibile che poi non Haruhiko, è incredibile che la storia non abbia capito che non è così che funziona. Perché ok, Haruhiko e Mai sono suoi amici, va bene, sì, ma comunque lei dovrà tornare a casa prima o poi. E ogni volta che tornerà a casa subirà gli abusi dei suoi genitori. Quindi no, non siete la sua famiglia, sono loro la sua famiglia. Quello che tu stai dicendo a Izumi è abbandona questa famiglia perfetta per andare dalla famiglia di merda. È inutile che tu dici no, guarda, siamo noi la tua famiglia, la tua vera famiglia. Ma che cazzo stai dicendo a Haruhiko? Stai dicendo stronzate. Non siete voi la sua famiglia è quella dall'altra parte che abusa di lei, che la tratta male. È quella la sua famiglia, è la famiglia di stronzi, non siete voi. Voi siete soltanto gli amici. E lo so che ci sono un sacco di anime che fanno questo giochino qua, no? Gli amici sono la tua famiglia, ma sono stronzate. Gli amici non sono la tua famiglia è quella che tu hai lì a casa quando torni lì. E di nuovo, se tu hai più di 18 anni, puoi anche lasciare indietro. Ma quando tu sei ancora sotto la loro cura, quando tu sei ancora un adolescente, è quella la tua famiglia. Quella è la realtà che devi sopportare per quanto tempo? Quanti anni ha questa qua? 15 anni? Devi ancora sopportare per 3 anni. E non è che Haruhiko e Mai possono fare chissà che cosa. Quindi sì, Haruhiko, siete la sua famiglia, fra molte virgolette, ma è piuttosto conveniente dire una cosa così generica, senza comprendere che cosa significhi davvero vivere in una famiglia del genere. Perché lui dice, beh, vabbè, i miei genitori mi hanno abbandonato, ma è diverso. Perché, ok, essere abbandonati dai genitori non è bello, certamente non è bello, ma avere dei genitori autoritari è peggio, perché ti rovinano la vita.
Perché ogni singolo momento della tua vita è rovinato dal fatto che questi qua ti impongono uno stile di vita che è ferreo. E l'intera storia di Haruhiko che fa, no, guarda, siamo noi la tua famiglia, poi si conclude lì, eh. Cioè, non è una battuta. La storia della famiglia di Izumi si conclude lì. Izumi ha risolto il suo problema, basta. È bastato Haruhiko che diceva, no, guarda, siamo noi la tua famiglia. E fine della questione. Izumi accetta la cosa così com'è. E noi facciamo, e vai, credo. Ora, dobbiamo capire che il problema principale della storia di Musage no Phantom è proprio questo, che rema contro i personaggi. Ogni singolo episodio è come un universo a parte, è una storia a parte. Ora, sia chiaro, si collegano fra di loro, ma non senti l'evoluzione dei personaggi. Cioè, ciò che accade con Mai e Haruhiko nell'episodio 11, ciò che accade con Izumi nell'episodio 4, non hanno importanza se noi dobbiamo considerare tutta la storia di Musage no Phantom. È semplicemente una cosa che accade. Oh sì, Izumi finisce nelle mani di una famiglia surrogato. Fine lì. Oh sì, Haruhiko diventa un bambino. Basta. È una cosa che accade solo in questo episodio. E quindi tu hai questa impressione che sia tutto schematizzato, che sia tutto freddo, tutto diviso in blocchetti, in mattoncini, appunto. Ma non è bello, perché non hai l'impressione che la storia scorra in maniera naturale, ma che sia tutto diviso, che sia tutto meticolosamente separato. Ma ti rendi conto che una cosa del genere danneggia l'evoluzione dei personaggi? I personaggi non sembrano più naturali, non sono personaggi poi tridimensionali, ma bidimensionali. E in alcuni casi sono anche meno che bidimensionali. Ma ne parleremo poi nel prossimo video. E dovete avere pazienza, perché voglio parlare dei personaggi in maniera molto più approfondita nel video dopo. Perché adesso parliamo del fanservice. E lo facciamo subito perché, francamente, voglio togliermi subito questa scheggia, perché non ne voglio più parlare. Ora, voi sapete già qual è la mia idea sul fanservice, e ripeto questa cosa qua all'infinito, ma si sa, lo sapete anche voi, ci sono alcune persone che sono cucciute, magari queste cose non le capiscono. Quindi ripetiamo la cosa, io non ho dei problemi col fanservice. Il problema è che deve essere digeribile. Se non è digeribile, quindi se tu non lo senti come un fanservice genuino, allora è semplicemente una minchiata. Ci sono delle scene dove il fanservice non è troppo pesante e non è un problema, ma ce ne sono altre dove senti che è inutile e dove è forzato. Ed in effetti il problema di Musage no Phantom è che tu percepisci sin dall'inizio che il fanservice non serviva. Un esempio di questo è nella sigla iniziale. Ora, ad alzata di mano, non posso vedere le vostre mani, ma diciamo pure di sì, facciamo finta che io sia in questo momento qua a casa vostra, ok? Ad alzata di mano, e poi è come se voi tutti abitaste nella stessa casa. Ok, siamo in una classe, molto meglio, siamo in una classe. Io sono il vostro supplente. Ok, ad alzata di mano, quanti di voi hanno amato la sigla iniziale di Musage no Phantom? Ma proprio la sigla, nel senso proprio la musica. Scommetto quasi tutti, perché anch'io l'ho amata. Cioè, la sigla iniziale era molto bella, è molto bella, però è rovinata. Da cosa? Dal fatto che ha l'inquadratura delle tette di Mai, del culo di Izumi, delle gambe di Minase. Poi hai anche queste inquadrature, no? Di Minase nuda, di Izumi nuda, di Mai nuda. Cioè, lo percepisci che c'è del fanservice inutile. Perché questa cosa qua dovrebbe parlare di cioè, questa serie dovrebbe parlare di altre cose, no? Ma hanno messo sto fanservice che è stupido. Ed in effetti hai anche, poi come se non bastasse, cioè, come si chiama? Ruru? Quella bastarda, io la odio con tutto me stesso, Ruru. Ruru è anche nella sigla iniziale con queste diverse, come potresti chiamare, dai, con queste diverse, con questi diversi costumini. E tu dici, perché? Perché? Perché, per l'amor di Dio, perché? Senti che c'è un fanservice di cui non avevi bisogno. Non avevi bisogno di quel fanservice. Nell'episodio 8 ci sono delle terme, delle acque termali che compaiono così davanti alla scuola. E sono delle acque termali in mano a delle scimmie. E mano a questo gigantesco gorilla, roba del genere. Allora, uno lo sa già che quando tu vedi le acque termali, immediatamente è quello di cui si parlerà. Cioè si parlerà di fanservice. E uno dice, ok, va bene, ma possibile? Possibile, in nome del cielo, che sia così brutto da vedere. Dunque, il piano è tirare fuori la scimmia, il gorilla, dalle acque termali, ok? Questo è il piano. Ma l'unico modo per tirare fuori questo gorillone dalle acque termali è sedurlo. Quindi tu hai Izumi, Minase non lo fa, meno male, insomma, cioè lo fa ma non ci riesce, hai Izumi e anche Mai, che hanno come compito quello di sedurre il coso, no? Mettendosi in posa sexy.
per sedurre il gorillone. Il gorillone che fra le altre cose le molesta. O almeno Izumi no, ma Mai sì. E non lo so, è di pessimo gusto. Sembra una cosa veramente forzata. E tu dici, ma perché lo fai? Con addirittura sta scena dove tu hai Haruhiko che deve dipingere il culo di Mai di rosso. E parla della superficie morbida del culo di Mai. Oh mio Dio, l'ho visto davvero quest'anime. Ma di che ma non dovrebbe essere una serie su queste creature invisibili? Non dovrebbe essere una serie che parla però appunto delle illusioni, di robe del genere? Ma che cazzo me ne frega della morbidezza del culo di Mai? Ma che... Ma non me ne frega niente! Haruhiko! Porca puttana! Che poi la cosa divertente è proprio questa, no? Lui sa perfettamente che in quel momento lì sta dicendo a Mai: ehi, tu devi metterti a rischio, perché quella scimmia sicuramente ti molesterà e tu devi farlo, e io ti dipingo il culo in modo tale che lui possa farlo. Certo, sì, lo posso intercettare prima. Con un trucco che potevo utilizzare... È bellissimo, no? Perché quando Mai è in pericolo, lui decide in quel momento lì di evocare Cthulhu. Non dico niente. Ne parleremo nel prossimo video. Sto trattenendo dentro di me la rabbia. Decide di evocare Cthulhu. La cosa divertente è questa. È che poteva farlo anche prima. Cioè, tu hai l'anime che ti spiazza con ste cose che sono delle minchiate, perché hai evocato Cthulhu per difendere Mai. Ma scusami, ma potevi evocarlo prima, Cthulhu? Potevi sbarazzarti dello scimmione prima? Perché hai aspettato? Perché... Possibile che la tua prima scelta era quella di mettere in pericolo la vita, o comunque, insomma, di sfruttare la tua amica per sedurre quello scimmione, e non era invece quella di evocare Cthulhu per metterlo KO lo scimmione? No, la prima scelta protagonista è: ehi, Mai, vieni qua, ti dipingo il culo e poi ti usiamo come esca in modo che lo scimmione possa molestarti un pochino. Cioè, questa è la tua prima scelta. No, la tua prima scelta doveva essere: uso Cthulhu e lo mando a fare in culo. No? E invece no! La prima scelta di Haruhiko è: ehi, dobbiamo sedurre sta scimmia, Mai! Vieni qua che ti dipingo il culo di rosso. E poi quest'anime è incredibile, perché c'è questa scena qua che è un fulmine. Ora, generalmente tu lo sai quando l'anime... Perché ci sono degli anime che sono così fanservice, così pieni di fanservice, che alcune frasi o che alcune scene le puoi prevedere o te le aspetti. C'è questo momento qua, nell'episodio 4, quello della famiglia surrogato, che è un fulmine a ciel sereno. E non è una battuta. È un fulmine a ciel sereno. Allora, dovete capire questo. Haruhiko cade nell'illusione insieme a Izumi. E quindi lui, fondamentalmente, entra a far parte della famiglia surrogato. E quindi tecnicamente diventa, in questo mondo qua, il fratello maggiore di Izumi. Izumi esce dalla doccia in pigiama, no? Quindi esce dal bagno in pigiama dopo essersi lavata. È il turno di Haruhiko. Poi Izumi ferma Haruhiko e fa: ehi fratellone, ormai siamo cresciuti, è passato molto tempo. Che dici? Dormiamo insieme? Cioè, così, dal nulla, e improvvisamente incesto. Cioè, quando io ho sentito quelle parole lì, ho pensato subito: ma perché? Ma perché i giapponesi non pensano ad altro? Ma possibile? Ma possibile che c'è sempre quella cosa lì dentro? No, no, non è giusto, è stato un fulmine a ciel sereno. Ma non me l'aspettavo neanche. Ma perché? Perché? Devo fare questa domanda. Perché? Santa Madonnina Cisalpina, perché lo hai detto? Cioè, ma porco troiano, ma possibile che... Cioè, devo sempre trovarmi degli anime che devono parlare in un modo o nell'altro di queste minchiate qua? Ma sono perversioni, ma toglietevelo dalla testa, ragazzi miei, le sorelle sono off limits, porca puttana. Oppure, se volete proprio farlo, lasciatelo agli hentai, fate dei cazzo di hentai, Dio mio. Ma potete tenere fuori da queste storie, perché dopo un po' è una cosa imbarazzante. Non lo so. Oppure, è nel primo episodio, nel secondo, non mi ricordo se è nel primo o nel secondo episodio, ma forse è nel primo. Forse è nel primo episodio. Quando Haruhiko incontra per la prima volta Izumi. Lei cade dalla scala e lui la deve salvare, ma in quel momento lì si rende conto che la sua mano sta per toccare il suo seno e dice: no, questo non sarà uno di quei classici cliché che si vedono molto spesso negli anime, e si prende il braccio e si gira dall'altra parte. Ma poi alla fine interviene quella cazzo di fata, come cazzo... Insomma, interviene Ruru, che prende Izumi e la lancia in modo tale che le mutandine di Izumi finiscono sulla faccia di Haruhiko. E l'anime... È divertente, eh? È divertente, eh? Ti ha fatto ridere, non è vero? Dai, ridi? No, non è divertente. Cioè, la cosa divertente è che non è divertente. È semplicemente... Cioè, tu stai guardando... Non lo so,
È come se l'anime avesse detto: ehi, vuoi vedere quanto sono bravo ad andare su un monociclo e a fare il giocoliere allo stesso tempo con le palline? Guarda, sono brava a scimmietta! Guarda quanto sono brava a fare la scimmietta! Ehi, ehi, vuoi ridere perché faccio la scimmietta? Era patetico, è patetico. Devo dirlo, non fa quasi mai ridere quest'anime, comunque sia. Ed è una cosa veramente, non so, brutta da vedere. Anche perché poi il fanservice di quest'anime qua riesce anche a contraddire i personaggi. Perché, da quello che noi sappiamo, Izumi non vuole contatto fisico diretto con Haruhiko. È molto riservato, tu potresti dire. Quindi detesta essere toccata direttamente da Haruhiko. Nell'episodio 2, quando Haruhiko si ferisce il ditino, o una feritina del cazzo, una feritina da 4 soldi, un po' di sangue, neanche. E che cosa fa Izumi? Izumi, quella che è timida, quella che non vuole essere toccata direttamente da lui, quella che non vuole neanche essere abbracciata da lui. Che cosa fa Izumi? Izumi si mette il suo dito in bocca. Izumi si mette il dito di Haruhiko in bocca. Gli succhia il dito. Ma lo fa perché lo deve curare! Ma l'anime è idiota, perché successivamente, nell'episodio mi pare 5, se non ricordo male, noi vediamo Izumi curare Minase senza farle chissà che cosa. Le soffia sulla ferita e lei guarisce. Bastava soffiare su quel cazzo di dito, perché te lo sei messo in bocca? Che poi la ferita non stava neanche sanguinando, aveva anche smesso di sanguinare. Quindi perché ti sei messo il cazzo di dito in bocca? Noi sappiamo perché si è messo il cazzo di dito in bocca. Ma Dio santissimo, ma almeno fai un fanservice che sia coerente col personaggio. Ma se questo per... Cioè, ora, se sei una persona che detesta il contatto fisico, ma ti metti il dito dell'uomo in bocca, ma non capisci un cazzo! Cioè, Izumi si contraddice, vi rendete conto che questa è una grande contraddizione? È una contraddizione troppo grande! Cioè, se è un personaggio timido, non si mette il cazzo di dito di Haruhiko in bocca! Perché detesta quel cazzo di contatto, porca puttana! Ma porco troiano, ma è possibile che riesci a fallire le cose più basilari? Cioè, se devi fare del fanservice, ma almeno fallo bene, fallo coerente. No, neanche la coerenza. Neanche quello. Non lo so. Non credo, ok? Non credo di dover parlare delle diverse inquadrature del seno di Mai. Cioè, quando Mai se palpa il seno con le sue abilità, tu dici, ok, va bene, però. Cioè, lo stai anche facendo apposta. Sì, guarda come mi tocchi il seno. O anche nell'ultimo episodio, che è l'episodio 13, se non ricordo male, quello dove devono affrontare Enigma, che è questa creatura ideata o comunque fatta praticamente dagli umani, da questa organizzazione farmaceutica, non lo so. È un'organizzazione che praticamente fa degli esperimenti sui Phantom per utilizzarli, classica roba, classica storia da Shonen, non ci interessa. Comunque sia, quello che succede è questo: ci sono così tante inquadrature del seno di questa qua che io rimango allibito e dico, ok. Anime, anime, guardami, guardami, non ho bisogno di te che mi ricordi ogni singolo momento che questa qua c'ha le tette grandi. Lo so, lo vedo, grazie, ce li ho gli occhi, ok? Mi ha ricordato Kinoko Naso quando sottolineava ogni volta che Artori è bella. Grazie, grazie, grazie Kinoko, ce li ho anch'io gli occhi. È quella roba lì, no? Di una persona che deve sottolinearti l'ovvio. Non lo so, me lo fai vedere, lo vedo. Oh, ci posso vedere, tu lo sai che ci vedo. C'è ste cazzo di inquadrature che non servono a una sega. Sono del fanservice gratuito, che non servono a minchia e che ti sembra forzato lì soltanto per... Ehi, vuoi vedere le tette della cattiva? Perché? Perché? Ma perché dici? L'anime è questo per quanto riguarda il fanservice. Il fanservice c'è, ma è forzato ed è inutile. Cioè, io scommetto che quest'anime qua sarebbe stato 1000 volte più sopportabile senza queste scene di fanservice. Senza quel fanservice che è fondamentalmente lì tanto per essere. Perché, ok, dobbiamo essere sinceri, il fanservice c'è, ma non ha ragione di esserci. Cioè, è la prima volta che io vedo un anime dove esiste il fanservice, ma è un fanservice che sembra essere stato messo lì soltanto perché sì. Soltanto perché si voleva vedere, no, si volevano vedere le tette di Mai, si volevano vedere le tette di Enigma o il culo di Izumi. Ok, va bene, ma perché farlo? Cioè, io preferivo quel fanservice più semplice di Yoka. Quello è più semplice, perché è più elementare, perché non sta a romperti i coglioni, perché lo nasconde meglio.
Quello di Musai Gun No Phantom lo senti in mezzo ai piedi, cioè è come un ostacolo che ti distrae. E nella sigla iniziale è semplicemente inutile. Cioè, a un certo punto mi è sembrato di vedere Omamori Mari. Comunque sia, con questo abbiamo concluso la prima parte di questa recensione. Se volete, potete iscrivervi al canale e potete andare in descrizione per leggere la mia blog novel, Fate Yggdrasil. E logicamente vi invito anche a lasciare le vostre opinioni su questo primo frammento di recensione. Chiamiamolo così, il frammento. Un frammento di tre. Sì, forse farò tre video. Ho tante cose da dire, tante. E niente, ci vediamo alla prossima recensione. Statemi bene, statemi molto bene.